una semplice foto scatenare tante polemiche? Nell'era dei social network sì, a Elisa Isoardi è bastato pubblicare una foto che la ritrae in un momento di vita quotidiana per spingere gli utenti del web a inondarla di accuse e offese. Eppure l'immagine condivisa su internet è di una semplicità disarmante, la bella conduttrice al naturale che stira una camicia, insomma una scena che si ripete ogni giorno in milioni di case italiane. Sta di fatto che in tanti hanno inveito contro la Isoardi, colpevole a loro dire di essere asservita al suo fidanzato Matteo Salvini, tanto da passare il venerdì sera alle prese con asse ferro da stiro. Incapace, colfa e ridicola sono alcuni dei commenti apparsi sotto al post pubblicato su Instagram. Una polemica davvero sterile che ha fatto però passare inosservato un piccolo particolare: che la camicia fosse sua o del leader della Lega, Elisa la stira alla perfezione e tutte le donne sanno che una camicia da stirare richiede grande impegno, anche se con la tecnica giusta il risultato sarà perfetto. Intanto, prima di cimentarsi nell'arduo compito, bisogna armarsi di un buon ferro da stiro e fare attenzione alla temperatura, che va regolata in base al tessuto del capo che si sta per stirare. Appena uscita dalla lavatrice, la camicia non va stesa come tutti gli altri indumenti. Abbiate cura di posizionarla su una gruccia col primo bottone del colletto allacciato, vi faciliterà il lavoro. Una volta asciugata, la camicia è pronta per essere stirata. Si parte dal colletto, va appoggiato sull'asse da stiro ben aperto e la stiratura deve procedere dalle punte verso l'esterno. Scendiamo poi alle spalle, se ne posiziona una sulla punta dell'asse procedendo verso il carré per arrivare all'altra. In questa fase può essere d'aiuto il vapore o qualche goccia d'acqua per eliminare eventuali grinze. Veniamo alla manica, va appiattita sull'asse allineando i lati sulla cucitura, il ferro da stiro si fa scorrere lungo una sola direzione, poi si ripete l'operazione per il lato opposto. Il peggio è passato e si può ora procedere alla stiratura del petto e della schiena. Per entrambe queste parti basta stendere bene la camicia sull'asse e procedere con il ferro da stiro dal basso verso l'alto, facendo attenzione sul davanti a non schiacciare i bottoni. La vostra camicia è ora stirata alla perfezione, ma per non rovinare il lavoro fatto abbiate cura di non riporla subito nell'armadio, lasciandola invece per un po' appesa a una gruccia.